Il vecchio mulino. Tante volte da ragazzo ci sono venuto. Eppure mi affascina ancora questo silenzio e quest'aria di mistero che si respira. Dicevano che qui fosse stato nascosto un antico tesoro e che fosse un luogo frequentato da sinistre figure. Chissà cosa cerco ancora. Forse le fate, i tesori, i fantasmi, i mostri che da ragazzo pensavo gli si nascondessero. O forse solo quell'età ormai passata da tempo. Di tante storie che su questo posto si raccontano, quella della bambina è quella che ancora oggi mi angoscia di più. Che stupido che sono. È solo una tragica novella, come quelle che un tempo i nonni raccontavano ai nipoti raccolti intorno al cammino. Quelle storie piene di orchi, fate, lupi mannari, che ci facevano rabbrividire. In un freddo pomeriggio invernale del 1894, in un paesino della Toscana, sulle colline nei dintorni di Firenze, venne violentata e poi uccisa una bambina. Arianna, non ti allontanare! Questa è stata l'ultima volta che fu vista Arianna ancora in vita. Il cadavere fu ritrovato nel laghetto, in un vecchio mulino abbandonato nel bosco. L'assassino non fu mai smascherato.